a secret and that I'm gonna keep it. But I want the lights on, yeah, I want the lights on. And I don't wanna... Hi guys, Fala Galera, hola chicos, ciao ragazzi. Guys, I'm so freaking excited and hyped for this incredible new update that will come on GTA Online as soon as possible, guys. The date of release was not mentioned, no? Should be in the time of spring, so I think in the end of May or start of June. Anyway, guys, this update will be awesome. Seriously, it will be awesome, guys, because in free mode we'll have an incredible new way to play this game. There will be the stealing and dealing, successor to executive and other criminals. Embark on further adventure in finance and felony as your organization, guys. Basically, you'll be working with your team from a selection of big new properties that serve as both headquarters for your organization and warehouse for your hot merchandise. Manage inventory directly from your regime, arrange to buy and sell anything from jewels to narcotics to medical supplies from a range of nefarious suppliers. So guys, that's incredible, that's really awesome. And guys, we'll have this, guys. There will be new props, new crazy props on the creator, new cars for the stunt races. This is so fucking awesome for me and for us and for you all. Cunning stunt for crazy vehicle action comes a major update to the wild world of GTA Online racing and stunting that will introduce of new stunt ready vehicles and gear. And inspired creator Sen will be getting a vast new set of props for an evolution of stunting racing and trial style creation, guys. Look those stuff, those props with United States of America colors. And so guys, that's so awesome. I don't know what to expect about this. This will be the best one update on GTA 5 history, I think, I guess. Let me know in the comments if you think the same. Anyway, last but not least, obviously there will be some new adversary mode like this one, In and Out, where a group of attackers must mesh and grab their way to steal coverage packages from defenders who are outnumbered but far from outgunned. So guys, and stay tuned for info on other fun competitive team-based mods to come. So guys, I'm so excited and so happy. So guys, now I will talk in Italian. See you in the next video, guys. Ragazzi, dopo questa premessa, parlate in inglese. Ragazzi, come avete potuto già vedere dall'immagine, questo sarà il nuovo update che arriverà verso la fine di maggio, inizio giugno, raga, su GTA Online. Ragazzi, cioè, non so come spiegarvi, praticamente ci sarà un nuovo modo di giocare questo gioco, sia in free mode sia nel creatore. Perché? In free mode avremo questo stealing and dealing, che sarebbe rubando e commerciando, quindi rubando e facendo affari. Che cosa si potrà fare? Voi con il vostro gruppo, Bippo, con la vostra crew, vi stabilirete praticamente con delle proprietà in un quartiere vostro, diciamo. E che farete? Cercherete di, attraverso poi il vostro inventario, come potete vedere qua dal computer iFruit, potrete addirittura vendere gioielli, comprare gioielli, narcotici, cose mediche. Cioè ragazzi, è una cosa incredibile, il modo nuovo per giocare questo gioco, ragazzi. Quindi io mi aspetto veramente tantissimo e sicuramente sarà bellissimo vedere queste novità. Ma ragazzi, la cosa incredibile per noi creatori e per voi che giocate le stunt race, no? Queste gare così pazze, è questo, ragazzi. Cioè, incredibile. Guardate questi oggetti. Praticamente ci sarà un'aggiunta di tutti questi nuovi oggetti pazzi, di un nuovo modo di creare ancora più facile le stunt race. E soprattutto, ragazzi, ci saranno anche nuove auto fatte apposta per le stunt race. Quindi... io da qui da lontano non si riesce a capire questa macchina gialla e arancione che macchine siano, ma raga, si prospetta qualcosa di incredibile. Cioè, finalmente questo gioco verrà aggiornato dopo un anno, non mi ricordo quanto, dall'ultimo update, diciamo, importante, quello degli yacht. Ultima cosa, raga, verranno aggiunte nuove attività. Cioè, nuove attività tipo adversary mod, come questo In and Out, che sarebbe dentro o fuori, dove praticamente dovrete attaccare i vostri nemici, che saranno, diciamo, in minoranza, però saranno comunque armati. Ci saranno altre, diciamo, cose, diciamo, altre attività, competizioni e tutte queste cose qui. Quindi raga, noi ci salutiamo, ci vediamo al prossimo video, spero che il video vi sia piaciuto e raga, aspettiamo questo update e vi porterò tutte le novità. Se volete restare aggiornati, ecco, mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Falò!